Ciao a tutti da me e da Pomettino. Molto bene. Allora, oggi siamo qui con questa donzellina che mi ha regalato Martina, che era in quel pacco gigante. Grazie, grazie, grazie mille, Martina. E finalmente ora è giunto il momento di aprirla, scoprirla, guardarla e tutto ciò. Molto bene. Allora, eccola qui. Lei è quella con i capelli metà rossi e metà neri. Allora, voglio vedere, essendo che era la serie quella nuova, se sono uguali, diciamo così, con lo stand, le mani le vedo già così e tutto, e se solamente magari cambia il look e basta, ma penso che sia così. Invece di questo detto non ne ho la più pallida idea, comunque dietro qua noto che ci sono altre quattro donzelline. C'è lei e poi ci sono queste tre, che praticamente queste tre mi mancano tutte, o solamente questa, ecco, in poche parole. E poi altre cose strane. Nelle altre non c'erano le pistoline qua, non me le ricordo. Perfetto, quindi molto carino, col cielo, i cuoricini, le stelline, i triangoli colorati. Molto molto bene. Cos'è se io faccio play e si mettono a fare tutti i rumori del mondo? Ora che cosa dobbiamo guardare? Guardiamo davanti, qua c'è il suo disegnino, le nuvolette, c'è lei. Poi hanno messo gli occhiali da sole, questa volta staccati e non sulla donzella, di solito gliele ficcano qua in alto, comunque così. Adesso capire se ha qualcosa in mano qui. No, quindi direi subito che la possiamo aprire. Forza. Fatemi abbassare un po' l'inquadratura perché adesso sarà tutto estremamente piccolo. Ok. Ah, guardate qua, c'era il coso. E vabbè. Allora, qua c'è lo stand che è un fucsia barra rosso. Fucsia rossato. Scusate per i rumoreggi. L'hanno incassato per bene, va pure a scappasse. Allora, sto notando che lo stand mi sembra uguale, identico, molto schiacciato, identico agli altri, quindi probabilmente faranno fatica anche questo a stare perfettamente dritte. Ecco qua lo stand. Molto molto, mi piace molto questo fucsia molto rosso. Ok, poi qua abbiamo la signorina. Oh, guardate che carina. Io direi che vediamo di fare tutto insieme. Allora, stacchiamo un plastichino, si dovrebbe staccare anche questo. E facciamo così. Questo in testa. Sempre che io riesca a prenderlo. Ok, e poi adesso si dovrebbe staccare adesso. Che rumoreggi incredibili. Ok, adesso manca la borsina e gli occhiali. Oh, abbiamo tolto tutto e adesso lei la mette. Ma che bella che è, che sciccherina. Allora, togliamo tutti i pistoli qua, plastichini. Partiamo dagli occhiali da sole. Allora, quei dadi, sembrano dei dadi, sono tutti neri e ovviamente sempre con questa facoltà di riuscire a vedere benissimo, perché cioè se li metti vedi tutto, poi diventi un dado praticamente, pure tu. Bianchi e neri molto molto carini. Poi vediamo sta borsina con questo trattore con delle ciambelle a posto delle ruote. Qua non si apre, non fa niente, no? È tutto un tutt'uno, sembra tipo gommino, no? Un po', sì, boh. Niente con questo, ma sicuramente questa cosa qua non gliela lascio su. Non gliela lascio su. Devo vedere un po' gli occhiali perché mi piacciono, però questa no. Poi è rosa, cosa c'entra? No, questi abbinamenti che non c'entrano un tubo. Alleviamo la forbicina e mettiamo qua gli occhiali prima che li perdo. E adesso passiamo a questa signorina. Allora, i capelli mi sembrano morbidi, sapete? Sono molto morbidi. Ma guardate. Oh, colpo di scena incredibile. Non mi sembrano come gli altri. Gli altri tipo cartavetra. Questa morbida. Fatemela annusare.
Sanno di quasi prendere in piscina, com'è che si chiamano quelli quando non si sa nuotare? No, i salvagenti, sì, anche i salvagenti. Vabbè, avete capito, i braccioli, ecco. Allora, i capelli sono veramente molto molto belli, molto molto bene. Mi piace molto anche questa specie di piega che si è formata, data dal, come si chiama? Dal plastichino, però penso che uno sciampino glielo faccio lo stesso, così da farglieli ancora più morbidi. Poi, allora, togliamola dalla posizione. Abbiamo. Da che cosa partiamo? Partiamo dai capelli che abbiamo visto, metà e metà, e fin qua ci siamo. Molto bene. Vediamole la faccia. Super sopracciglia marron, occhi glitterati, ma veramente, sì. Qua c'è il trucco rosino e poi la bocca sul fucsia. Molto molto bella. Cosa c'è qua? È una fiamma con una stella. Che sciccherina. Poi abbiamo sempre le mani così, il braccialetto abbinato alla cintura, molto bella, e poi abbiamo questo vestitino qua tutto fiammeggiante con questo giacchettino di pelle molto sciccherino. Con tutti questi tipo glitterini e modi borchie. È bellissima, ma è troppo stilosa questa signorina. Qua c'è un neo. Molto bene. E poi abbiamo le calzettine a rete. Guardate qua, molto stilosa. E poi ai piedi abbiamo queste scarpine. Sembrano tipo del Converse, non lo so. No, sono più stivalette. Boh, molto alte. Molto stilosa questa signorina. Bella. Molto molto bella. Abbiamo visto tutto perché non c'è più niente da vedere. Voglio solamente andare a farle un piccolo sciampino così da avere i capelli un po' più a posto, ecco, un po' più meno, perché mi sembra che abbiano questa roba qua tipo appiccicosina, ok? Quindi andiamo a fare lo shampoo a questa. Sì, ma proprio beh, però forse sapete che forse è la più bella di quelle che ho finora. Direi proprio di sì, eh. A vederla così per questi mix di capelli. Molto bene. Molto bene, essendo che è minuscola, ho cambiato inquadratura. Eccola, eccola qui. Le ho fatto lo shampoo e l'ho messa sullo stand. Devo dire che ci ho messo un po' perché scavalcava la cintura, poi questo non si metteva bene. Diciamo che lo stand ancora non è che sia dei migliori, però vabbè. E poi, tanto che la toccavo e tutto, mi si è alzato, quindi qua praticamente non è la calza, ma è tipo leggings, ecco. Con la parte qua tutta aperta. Molto molto bene. Adesso ho scopazzato un po' per farle lo shampoo, ma così. Adesso devo farla appoggiare perché già il mio tavolo non è perfettamente dritto. In più questi cosi qua, a prescindere, sono strani, quindi niente. Molto bene, allora devo dire che lei è assolutamente la più bella secondo me di quelle che ho per il momento finora, quindi grazie, grazie mille a Martina per questo regalo incredibile. E niente, tu pomettino, sei soddisfatto? Ti piace? Molto bene, quindi ringrazio Martina. Bravo pomettino. Allora, io vi ricordo Instagram, link Amazon e Patreon giù nell'info box per chi volesse supportare me e Pomettino. Grazie, grazie mille, grazie a Martina che ha abbonato, un sacco di grazie oggi per Martina. Fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di questa Barbie extra mini a cui non abbiamo dato il nome. Come la chiamiamo? Non ha nome, vero? Aspettate, io sto guardando. No, la chiameremo Rossella. Ok, perché hai i capelli metà rossi, Rossella. Ok, mi piace Rossella come nome, perfetto. Quindi siamo qui con Rossella, appunto, abbiamo detto alla fine, siamo qui con l'inizio. Vabbè, l'importante è esserci ricordati. Molto molto bene, quindi fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di Rossella. E niente, Pomettino, direi che è giunto il momento di salutare. Bravo, e niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!